la stracciatella. verdematese.it San Gregorio Matese. Siamo in compagnia del gruppo folcloristico Novi Soles di San Gregorio Matese, provincia di Caserta. Che cosa è la particolarità vostra, del vostro gruppo? Che cosa vi esibite in giro, la vostra particolarità, il vostro ballo insomma preferito? Allora, il nostro ballo preferito si può dire che è la tarantella matesina. La tarantella matesina è una musica dove si ricreano molte coreografie bellissime, soprattutto intrecci, vediamo, si possono vedere come i cavalieri fanno un cerchio. All'interno di questo cerchio vengono inserite le dame sempre a cerchio. Dando un comando, i cavalieri prendono sul braccio ogni dama, alzandole da terra e formando un cerchio, girano intorno prima in un verso e poi in un altro. Fatto questo, le rimettiamo giù e continuiamo. Molto, molto bello l'abito della signora, della donzella, o come si chiama? Dama. Della dama, è un abito? Sì, diciamo che è l'abito domenicale delle feste, che è formato da un grembiule di raso rosa abbinato al copricapo. Abbiamo la pettiera sempre di raso rosso, i manicotti che vengono usati durante la settimana, escluso del giorno lavorativo, la domenica viene tolto, così esce la camicia pulita. La camicia è di cotone o lino bianco, molto ben
orlata, poi abbiamo la gonna. La particolarità di questa gonna sono queste pieghe 16 mantenute tutte insieme da questo piccolo filetto rosso. Okay. Girati un po', Enzo, e a sorpresa. Adesso c'è che nell'epoca non si poteva far vedere. Nell'epoca no, era un divieto, era vietato. Adesso sì, come il progresso. Sempre con il filo rosso. Invece l'uomo è più semplice, come al solito è sempre più semplice. La particolarità di entrambi i vestiti è la bellissima e stupenda passamaneria, che come potete vedere è simile a entrambi i costumi che si possono vedere. Vedete? Sì. Allora, il costume maschile è composto da un gilet, la camicia sempre di cotondino bianco, pantaloni fino alla caviglia, dopo il ginocchio. Calzettoni bianchi con il mocassino classico. La particolarità è il foulard che viene messo nei giorni lavorativi, che dà il senso del lavoro. Grazie, abbiamo parlato con Alfonso, direttore artistico del gruppo Folk Novi Soles da San Gregorio Matese. Matese, siamo in